egoista. Questo non dovevi farmelo! Piagno! Una volta pensavi solo a me! E ora mi tradisci con un pallone! Sei la solita egoista! Anch'io ho diritto a divertirmi! Fatemi vedere la mia trasmissione in pace! In pace! Emilio 90! 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 Oh! Emilio 90. Pour l'homme, la femme et les autres. Ah, oh, e anche oggi ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo, Elimi. Cosa c'è? La signora Chin ci ha detto di lasciare in pace la scritta. Andiamo. Ah, bene, allora ho detto tutto quello che dice la Cenci, qua bisogna farlo. Oh, e io, allora, sapete cos'è? Io dico solo una cosa, non faccio più niente qua dentro. Oh, basta, anzi, faccio solo una cosa. Pubblicità, dai, vai. Adesso voglio vedere cosa faccio. Al meglio sei, bene così, tu già lo sai, con noi dimostrerai il meglio di te. Campione sarai tu, Gillette. Gillette Gel, il sistema Gillette Contour Plus con Lubrastrip. Insieme per il meglio di un uomo. Il meglio di un uomo. Oh, benissimo. E siamo non me ne frega niente a me di quello che vuole la signora Cenci, va bene? Scusate, oh, se un attimo. È la scritta che viene. Commissario, siamo in onda, siamo. È incominciata la trasmissione. Ah, sì? Anche se la litiga con le scritte, ha scritte a casa, non gliene frega niente, va bene? Stavo dicendo. Io però c'avevo proprio la scritta qui. Ma non gliene frega niente a casa di dove lei c'era la scritta, va bene? La scritta, chi se ne frega della scritta? Gliene frega qualcosa? Lei a me no? Stavo dicendo sì, che... Ma proprio quella... Porca miseria, dobbiamo parlare della scritta ancora molto? Oh, a casa stanno aspettando che noi parliamo dei mondiali. Oh, infatti diciamo mondiali. Alcune connotazioni graziose e carine sui mondiali. Parleremo di qualche grazioseria sui mondiali. Sì. Infatti i mondiali si stanno rivelando essere un affare importantissimo. Stanno rivelando un avvenimento di portata mondiale, un avvenimento importantissimo. Sì, mi ricorda molto il terremoto dell'Irpinia. Cosa sta dicendo? Cosa c'entra il terremoto dell'Irpinia con i mondiali? Beh, un po' differenti lo so. Ah, ecco, sarà meglio. Perché in Irpinia prima è arrivato il terremoto e poi i danni. E hanno, cioè, prima sono arrivati i danni e poi hanno ricostruito. Cioè da capo, in Irpinia cosa è successo? È arrivato il terremoto, sì. Quindi sono arrivati i danni e quindi hanno ricostruito. E al mondiale? Prima hanno ricostruito, vedrai che i danni arrivano dopo. Ma non... lei è il solito italiano molle schifido che vuole sempre fare il disfattista, deve smetterla. Ha parlato l'alto biondo con gli occhi azzurri e senta commissario, noi dobbiamo dare queste alcune piccole connotazioni sul mondiale. Sì, diamo queste sui mondiali, diamole. Accidenti, stavo dicendo, sì. C'è una cosa molto importante, molto importante. Però, purtroppo il turismo non c'è. Tutti turismo. Si lamentano del fatto che la colpa c'è dell'organizzazione. Ma che colpa dell'organizzazione? Pochi turisti per colpa dell'organizzazione. Come perché mai? Era talmente efficiente che per far vedere che i lavori erano finiti, che tutto era a posto, che cosa continuava a dire? Non c'è più un buco. Il turista dice: non c'è un buco, cosa vado a fare? Me ne sto a casa mia che è piena di buchi. Cosa sta dice dicendo? Dice il verme che stava nel groviere. Ma cosa sta dicendo? Il problema è: dove sono andati tutti i clienti che i ristoratori stavano aspettando? Dove sono andati? Mi dica lei dove sono i clienti? C'erano andati alla partita, scusa. Come alla partita? È la partita alle 9, vuoi che vadano al ristorante alle 8, scusa, andato punto, renditi conto, c'è no, la partita se... poi c'è alle 11, uno va al ristorante alle 8, ma c'è la partita alle 9, cosa va al ristorante alle 8 a fare che non fai tempo neanche arrivare all'inizio della partita quando danno le informazioni. Renditi conto, adesso tu che cosa vuoi? Poi non vedono neanche l'alcol. Scusami, secondo te uno va al ristorante, tu che cosa vuoi? Avanti, che cosa vuoi? Ma la moglie che... è piena e la botte ubriaca. La botte ubriaca, la moglie ubriaca. Hai la botte ubriaca? Io la botte ubriaca. Allora, deve essere il legno quando è poroso assorbe molto l'alcol. Scusi commissario. Allora la botte. Lei si sente poco bene? Mi scusi. Si sente poco bene? No, la scritta, no. Ma che si mette lì, si sieda, stia tranquillo. Voglio parlarvi dei verdi. Meglio che mi rilassi. No, voglio parlarvi dei... Sì, si rilassi. Voglio parlarvi dei verdi. I verdi che hanno deciso di mettere fuori legge le bombolette che fanno... le trombe perché fanno il buco... nell'ozono. Ah, va? Sì, fanno il buco nell'ozono. Le bombolette? Sì, le bombolette. Ma sono così alte per non sono così alte. Il problema è che uno fa... E lo schizzo del gas fa... sbucazzo nell'ozono e da sopra fa e le pianticelle schifide, hai capito? Uno suona e succede tutto sto casino. Esatto, se uno le fa
equi. Lei pensi alle povere pianticelle che fanno buh. Pensa alle trombe del giudizio quando arrivano. Cioè, buco che fanno nell'ozono. Le trombe del giudizio non fanno nessuno. Scusa, Gaspare, tu che hai fatto medicina. Sì. Nelle orecchie c'è l'ozono? No, perché? Perché a me quando me le suono mi bucano le orecchie, ma mica l'ozono. La vuole smettere, per cortesia? Stavo dicendo. Un'altra piccola connotazione è il fatto che si vogliono mandare a casa gli arbitri. Ma va? Sì. Non sapevo che gli arbitri erano neri. No, non sono neri. Adesso gli extracomunitari arbitrano le partite. Non, commissario, ma lei i giornali non li legge, la televisione non la segue, vede solo Biscardi, ecco perché è rovinato in questa maniera. La vuole smettere? Va bene, meno solo Biscardi. Perché a colori. Io mi scuso veramente, ma oggi voi non lo sapete. È stata una giornataccia. È stata una giornataccia. Siamo praticamente con i copioni in mano. Sì. E vogliamo. Ah, notizia dell'ultima ora. Notizia dell'ultima ora. Sì, l'ultima giornata. Vicini ha dato scusateci, ha dato da capo. Uno, due, tre. Vicini. Ha dato. Vai via, Pistarino. Vicini ha dato la formazione della nazionale, ha detto, sì, che giocheranno Baggio e Schillaci e Carnevale starà a casa. Ma va? Sì, ci piacerebbe tanto sapere che cosa ha detto Carnevale quando ha saputo di questa cosa. Ma non si sa di preciso cosa ha detto Carnevale, si no? sa solo che però ha dato, di quello che ha detto, ha dato i diritti cinematografici a Tinto Brass. Perché? Questa non l'ho capita, deve essere una stupidaggine perché non l'ho capita. Non l'ho capita neanch'io. Piuttosto, una cosa finale, sì, una cosa finale è questa qua. Di tutti le lamentele delle categorie che addirittura, addirittura vogliono dichiarare la calamità nazionale perché non hanno guadagnato abbastanza, sì, c'è qualche categoria che invece guadagnò. Oh, guadagnò il pecunio. Ah, è vero, sì, quella sì, c'è una categoria che ha guadagnato molto. Lo dica, i ferramenti. I ferramenti. Sono stati gli unici a vendere. Spranghe, catene. Ma che commissario, ne dicessero di comunque. A questo punto io passo la linea. Commissario, le viti. Commissario, per favore, la pianti, perché dobbiamo andare avanti con la trasmissione. Ma se non ti sbrighi tu. E io vado. Buonasera, signora Cenci. È andato bene il viaggio? Sì, qui va tutto bene. La sua visita è servita moltissimo. Vedesse come sono cambiati i ragazzi. Ma... Capodomini! Dica, Pistarino. Il ministro Gaspari ha deciso di riassumere gli infermieri pensionati. Ma non saranno un po' vecchi? E perché? Gli ospedali, no? Pistarino, si vergogni. Ma si è detto adesso la signora Cenci che ci siamo trasformati. Sì, ma in peggio. Vabbè, allora va bene. Commissario, venga qui. Vengo si qui. Ferma lì, si sieda qua. Mettiamoci d'accordo con quello che devo fare. Presenti il servizio. Sì, presenti il servizio. Subito. Basta dirlo. Dunque, oggi è giornata così. Dunque, adesso va in onda un servizio in esclusiva che ha fatto Jenna Gnocchi sulla Russia e l'abbiamo noi appunto in esclusiva per Emilio 90. A voi il servizio. A voi il servizio che ha fatto in esclusiva Jenna Gnocchi per Emilio 90, il servizio. Mandate in servizio per favore, che abbiamo bisogno di non fare altre figure. Il servizio, vabbè. Se voi non mandate il servizio, a me non me ne frega niente, io mi bevo una Henninger, poi fate quello che volete voi, se volete mandarlo lo mandate, se non lo volete mandare non lo mandate. Cari amici, azeglio vicini e azeglio lontani, ci troviamo ancora una volta al centro sportivo Luca Gnocchi di Montezemolo e oggi vi dico subito che sono piuttosto preoccupatissimo. Mi è giunto un pony che qui arriverebbe la Russia. Oh, ma siamo matti? I comunisti qui nel mio centro sportivo? Fì, ma io non posso mica ospitarli. Se lo viene a sapere Don Quinto, il parroco di Sicomonte, mi sospende a divinis tutte le mucche. Qui noi, per chi non lo sapesse, siamo tutti credenti. Io c'ho il tacchino che domenica mi fa la prima comunione. Io volevo regalargli una penna e lui sa cosa mi ha detto? Fizzerò già tante di penne. Fino a te la regalavo stilografica, no? Ma che senso dell'umorismo che c'hanno i tacchini? Presenta... Bravi ragazzi, così vi voglio, decisi, alla pugna, andate a combattere il pericolo rosso, via, ai vostri posti di combattimento. I russi di qui non passeranno. E c'è anche una ragione precisa perché io non voglio mica che la Russia venga a soggiornare qua. Io non parlo mica a vanvera. Ve la vedete questa capretta qua? Questa qua è stata in Russia perché lei ha fatto la comparsa del dottor Zivago, no? E mi ha spiegato che loro fanno tutti la fila davanti al supermercato. Oh, non hanno neanche il Dixana questi qua. Ma come farà a vivere quella gente lì? Loro hanno un prodotto Mosca Posca, ma non va mica bene per i capi delicati.
Oh ragazzi, stiamo allerta, perché stiamo allerta, stiamo... Oh, perché ho saputo da un mio amico, uno che è piuttosto informato, uno che prende anche Odeon TV, che loro, i russi, hanno abbattuto il muro di Berlino e stanno per entrare in Italia con le loro truppe, eh? Ragazzi, ho visto muoversi qualcosa là in fondo, eh? O è un russo o è un fagiano. Speriamo che sia un fagiano. Presto, fuoco! A te, Formicola, studio! Vedi Pistarino, Genegnocchi sì che bravo come inviato, lui sì che bravo, mica come te che sei uno marino schifo. Ma siete tutti testimoni, lo sai che hai un... Mia ma credi in me, solo in me. Gaspare, con me non funziona, sono della scuola della signora Cenci. Ah, non funziona? Non funziona. E allora vediamo se funziona col commissario o se le racconto un'altra delle sue favolette della birra Henning. Commissario, e l'ora della bella favola. Ma non sono ancora le 8, va letto così presto, Dominique. Non faccia il finto tonto, eh. Quale favola? La favola dei fratelli Henning. Sì, la favola dei fratelli Henning. Dunque, allora, c'era una volta, si dice c'era una volta perché c'era una volta. Se invece ci fosse adesso, si dice c'è una volta. Se te la racconto domani, dici ci sarà una volta, ad ogni modo, siccome c'era una volta perché c'era una volta. Insomma, che cosa c'era una volta? Ecco, una volta c'era una strega molto 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 cattiva che fabbricava della birra molto scadente, però aveva l'abitudine di mettersi davanti allo specchio e dire: specchio, specchio delle mie brame, qual è la birra più buona del reame? E lo specchio, che era falso, gli diceva: la tua. E tutto andava bene, finché un giorno la strega domandò: specchio, specchio delle mie brame, chi è la birra più buona del reame? E lo specchio, dopo 3 ore, rispose: è quella... Perché dopo 3 ore? Perché lo specchio prima di rispondere riflette. Scusa. Ad ogni modo, lo specchio risponde: è quella di Bianca Henninger. E qui scoppiò Ma che favola è questa qui? La favola di Bianca Henninger e le 7 lattine. Non sono i 7 nani? No, nani, insomma, la lattina è normale, è media, non è mai 33 cc, non è che sia... Ma quanti anni aveva la strega? La strega aveva 100 anni, perché chi beve birra campa 100 anni, allora... Quanti anni c'aveva la strega? Quanti anni c'aveva la strega? Quanti? 150. 150? Bianca Henninger le 7 lattine? 160. Quanti anni aveva la strega? Quanti? 175. 175? Via, datemi la mano. 140. 150 è un buon affare. È scemo. No, scusi tanto, com'è la favola della... No, è il principe, no, allora è arrivato il principe, Biancaneve era lì perché la strega gli ha dato la lattina. Allora il principe è andato lì, è arrivato e ha detto: prendo la lattina. No, l'ha baciata? Ha baciato la lattina. Ha preso la strega, ha lasciato... Chi è che non me la ricordo più, non me la ricordo. Come non se la ricorda più, commissario? Cos'è successo, Dominique? Ha fatto tutta questa confusione per dire che la Henninger è buona. Ma per favore, non facciamo ste figure. Commissario, presenti il servizio, commissario. Dai, non la faccia così. Più. Ma non faccia così. Vabbè, va ora in onda la strega della signora, cos'è che ci ha detto? Il servizio della signora Cenci. Dov'è lei? Dov'è lei? Signora Cenci? No, qui non può essere, sono antenne della RAI. Signora Cenci? Signora Cenci, dov'è lei? Dove? Anche oggi siamo qui con voi e vedo che mi scrivete a milioni, continuate a scrivere, scrivetemi pure. Qui sotto, che vedete sopra l'impressione, voi mi scrivete. Ora pigliamo una lettera a caso, questa no, ce l'avevamo già qui, questa lettera a caso che l'abbiamo scelta oggi. Volete farfalle, farfalline, del riso, non volete niente. Allora, dunque, mi tocca far vento così perché non lo so, bisogna fare vento così. Questa lettera che mi scrive questa amica dice: cara Tina, mio marito ha 2 passioni, le biciclette, ne ha ben 4, e la nazionale. Proprio per colpa di quest'ultima ha preso tutte le lenzuola, le federe, le tovaglie, gli asciugamani azzurri che stavano in casa e li ha trasformati in bandiere, striscioni, sciarpe, cuscinetti per andare allo stadio. Dunque, cara Tina, come posso fare per salvare almeno le tende che proprio mentre scrivo sta già guardando con cupidigia? Ti prego, dammi un consiglio. Tua pervinca attolata. Ma la signora Cenci scrivono solo i fiori. Dunque adesso mi agito di qua. Cara pervinca, prima una domanda. Ma te quante volte ti danno l'acqua? Che sta facendo? No, stavo dicendo che appunto la pervinca senza la pervinca. La pervinca? Diventa turciola senza l'acqua. Quindi al mio posto. Ho preso una lettera a caso. Ha preso una lettera a caso. Una lettera che io ho studiato tutta la notte, tanto era difficile il problema. Una farfallina? No.
Grazie, io allora, prendo cara, per smesso di fumare. Ti resta questo paccherozzo giallo. Dov'è il paccherozzo? E lei. E allora, prima che suo marito... Posso stare comodo? Stia comodo. Grazie. Molto gentile. Ecco, prima che suo marito traslochi in tribuna tutta la casa praticamente, sì, puoi fare una cosa. Prendi le sue quattro biciclette e poi le seghi pezzo per pezzo. Con quei pezzi lui potrà fare le aste per le sue bandierucce. Bella, bella. Questo dovrebbe essere sufficiente a che lui lasci in pace almeno la moquette. Ma perché lei non mi dà spesso? Ma io dovrei, quando sono arrivato, a te ciao un minuto. Care, ciao care, ciao care, ciao care, ciao care, ciao care. Oh, 1, 2, 3, 4, nuovo! Signor nuovo, è bellissimo vedere finalmente questa sera, sindaco, molto nuovo, la bellissima Dominique, cara, è un piacere signor parlare sindaco, con te, io mi ti ascolto, perché quando di fronte a me è una bella ragazza signor io sto ad ascoltare, signor io sto sindaco, a perdermi in mille faccio Dominique, faccio io. Pronto, pronto, signor bravo, sindaco, bravo, buonasera. Caro Gaspare, come il nostro sono? Sindaco di Montezemolo. Sono particolarmente felice. Dopo come la mai? Dopo la bella la bestia, caro. Come sera, dopo la bella la bestia? Signor sindaco, la vedo particolarmente allegro oggi. Certo, questa sera il cuore mi sorride, perché ho appena inaugurato la terza corsia, caro. Avete un'autostrada a Montezemolo? La tre corsie? No, abbiamo un ospedale. Prima era due, con la terza le barelle girano. Adesso. Ma senta un po', cosa ve ne fate di un ospedale a Montezemolo? Avete dei problemi di cuore, non so. Non abbiamo alcun problema a Montezemolo. Noi vogliamo soltanto che l'ammalato si trovi a proprio agio, che non entri in clinica improvvisamente e si trovi come davanti a una parete bianca. Sindaco, siamo qua. Ma va? Senta un po', sindaco, ma come sta la gente a Montezemolo? Ah, la gente a Montezemolo troviamo grosse difficoltà, ricoverarla. Devi sapere che l'età media del nostro paese si aggira circa a 90 anni. 90 anni? Come 90 mai? Anni, esatto. Certo, sì, però devi calcolare che i bambini nascono già che ne hanno 40, quindi è un attimo arrivare a 90 anni. Ho capito, senta una cosa, signor sindaco, e questi bambini che nascono, da chi vengono educati? Da chi vengono svezzati, battezzati? Vengono praticamente educati dal factotum del nostro paese, dal sì, parroco. E come si chiama? Dal prete di Montezemolo. Cioè? Prezemolo. Abbiamo... Ma che prezemolo? Avete un... una parola soltanto? Un prete che si chiama prezemolo. Dimmi qua. Signor sindaco, se lei scusi, volevo dire anche a casa, lei in tutti questi giorni in cui ci è venuto in collegamento, si è collegato con noi, non ci ha mai parlato della giunta, come mai? Cosa vuoi che ti parli della giunta che non c'è acqua? Non servono né giunte né gomiti, le tubature sono asciutte. Allora come si può pretendere di organizzare un campionato del mondo di calcio in una città dove non c'è acqua? Ah, adesso mi metta, scusi, adesso... Qui da noi c'è tutto, ma manca che... solo l'acqua. Appunto, manca solo l'acqua, mi scusi, se un atleta vuole un tè, come fa a berlo? Un tè al limone, come lo beve? Ah, se un atleta vuole un tè? Sì. Ciuccia la bustina, lecca il limone, ciuccia la bustina. Lecca il limone, ciuccia la bustina. Senta, a proposito di atleti, lei scusa, ti porgo il mio famoso profilo elettorale. Senta, sindaco, il profilo elettorale, mi dica una cosa. Lei c'ha gli stadi, i campi, le cose, le attrezzature, ma gli atleti vengono da tutto il mondo. La segnaletica stradale, per esempio, in ordine a Montezemolo. Ah, abbiamo una segnaletica stradale internazionale, ci pensa il nostro corpo del vigile urbano. Ma come il corpo del vigile urbano? Quanti incroci abbiamo a Montezemolo? Uno. Ora serve un vigile. Senta un po', e i cartelli stradali cosa indicano? Come sono fatti? Sono europei? I cartelli stradali sono a norme CE, caro. Abbiamo i classici stop, dare la precedenza, attenzione caduta massi, attenzione attraversamento anguille. Che attraversamento anguille? Perché? Sono due anni che migrano. Come mai? Non c'è acqua, non c'è acqua. Senta, sindaco, stasera, dimmi, stasera la chiave... La chiave non la prende? Devo portare con me la famosa chiave della città da sera. Da sera, cioè dorata, argentata? No, di gomma, fa meno rumore quando uno torna a casa. Perché... Va bene, signor sindaco, il tempo è nostro. Bene, ora devo dire le mie solite cose verso questo abbandono del nostro paese. Ma purtroppo il tempo è scaduto. Ah, quindi devo tacere. Deve tacere, taccio. Io taccio, tu annunci la pubblicità. Esatto, lei... Se io taccio, tu l'annunci. Esatto. Se io non taccio, non l'annunci. Se tacci tu, non l'annunci, lo posso dire io, non lo faccio. Sai cosa è successo mentre stiamo qui a fare i cretini? Cosa? La stanno mandando. Pubblicità. Difendi il tuo stadio, difendi il nostro calcio. Chi ama il calcio odia la violenza.
Dominique, lo sa che domani alle 14 su Italia 1 c'è Vide Mondiali? Lo so, lo so. Ma Dominique, una notizia incredibile! Ho il sospetto che i giocatori della Romania stiano per chiedere asilo politico. Perché? Perché a fine partita non vogliono mai salire sul loro pullman. Vogliono andare via col pullman degli avversari. Pistarino, qua stai troppo! E per punirvi, vedremo un servizio di Carlo Pistarino da Santo Domingo. No! Sì! Sì. Gaspare, cosa c'è? Mi puoi spiegare perché devo star qua io? Perché adesso vado a bere qualcosa, a fare un bagnetto perché ho caldo e qua c'è l'acqua sporca e tu intanto fai le interviste. Prima di tutto mi devi spiegare dove vai sempre a bere, che non ho visto un bar. E poi devi spiegare chi intervisto qua, chi? Dimmi chi intervisto. C'è chiunque da intervistare, guardi attorno, è pieno di bopi, toni, animali, pappagalli. Intervista qualcuno, no? Non posso stare io sulla barca, che tu sei il capo, è meglio che il capo sia qui. Chi fa le interviste? E io. Bravo, e allora Pistarino, non ti preoccupare, fra un po' ti vengo a prendere. Sì, allora io chiederò a questo banano cosa ne pensa. Chi è? Gaspare! Ho sentito un rumore, Gaspare! Cosa c'è? Ho sentito un rumore qua nei dintorni. Ci vediamo dopo, Pistarino. Dopo quando? Dopo, ti vengo a prendere. Senta, banano, lei cosa ne pensa Capitano, dei mondiali? Possiamo andare. Che poi in fondo non c'è da aver paura. Qui si sente il cinguettio dei colibrì. Si sente... Gaspare! Cosa c'è? Secondo te i colibrì sanno fare le imitazioni? No! Allora c'è una bestia più grossa qua! Ciao! Gaspare! Ci vediamo dopo! Gaspare! 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 Non ci volevo venire! Non ci volevo venire qua! Non ci volevo venire! Gaspare! Gaspare! Pistarino, lei serve al giornalismo quanto il divieto degli alcolici serve alla sicurezza dei mondiali. La signora Cinci ha ragione. Pronto. Per me invece è un complimento. Ma Cinci, se la signora Cinci ha ragione o torto, non potete andare a discutere da un'altra parte. Pronto. Che mi devo collegare con Kinder. Signor Kinder, mi sente? Pronto. Oh, finalmente. Oh, oggi sono pronto, ho fatto tutto, eh. Sono cosa prontissimo per mandare giù le immagini della partita. Se oggi non si è giocato, che immagini mi manda? Ah, ecco perché ho le immagini oggi. Non si è giocato, ho le immagini. Ma se non ci sono le immagini? Le mando giù la fotografia di un campo di calcio vuoto. Non mi interessa il campo di calcio. Un settore degli spalti. Neanche un settore. Non la mi poltroncina della tribuna. Neanche la poltroncina. Avrei della un'immagine di una fotografia di una bandierina del corner che è un bijou. Signor Kinder, lei ci deve mandare le immagini quando ci sono le partite. Lo vuole capire o non lo vuole capire? Un attimo, mi scusi un attimo. Con chi ce l'ha? Te la devi smettere. Ogni giorno, va, giorno e notte. Qui è ora di finirla, ma va bene? Scusi. E con tutto questo rumore. Non ce la faccio più. Ma chi è, scusi? Oh, ce l'ho tu con Babbo Natale. Babbo Natale? Sì, e lei ho comprato le renne nuove, allora deve fargli rodaggio, sennò per Natale non sono pronti. Vabbè, ma insomma... Allora continua a girare tutto il giorno. Beh, insomma, lo chiami, gli dica di smettere, no, in qualche maniera. Un attimo, Natale! Ma che Natale? Adesso lo chiama Natale? Ecco, lo devo chiamare. Babbo Natale! Ma mica il mio papà, scusi, lo chiamo Natale, io lo chiamo. Senta un po' una cosa. È anche una brava persona. Per l'appunto, è una brava persona perché... Ogni tanto mi fa dei regali anche utili. Cosa le ha regalato? L'ultima volta mi ha regalato un daino. Senta. Sì. Prima che lei dica delle fesserie, non mi venga a raccontare che col daino poi le si è pulito i vetri dell'astronave, eh? Ma sei scemo! Ah, ecco! Ci ho provato una volta e con le zampette mi ha rigato tutto il parabrezza. Come ha rigato il parabrezza? È diventato matto! Ehi, si è fatto male il daino? Oh, il daino? Sì, si è fatto un po' male, ma poi ho chiamato al veterinario. E il veterinario? È venuto sul veterinario e... Poi, ma sai cosa costa la visita di un veterinario? Quanto costa? 300.000 lire. Però... E che io pensavo di pagarlo con un amaro. Come con un amaro? E ho tentato anche di distrarlo, eh. Guardi giù che c'è il cavallo in pericolo. Sai cosa mi ha risposto? Che cosa? Chi se ne frega del cavallo, dammi le 300.000 lire. La miseria! A un certo punto mi dice, ma sa che cosa servono a me i soldi? No, cosa servono? Io gli ho detto, no, cosa servono? Mi fa, per mangiare. Giusto. E se non mi date i soldi non mangio, e se non mangio cosa cacchio continuate a offrirmi gli amari che non ho ancora mangiato? Senta, signor Kinder, delle sue vicissitudini con i veterinari, non ci interessa. Ci racconti tutto... qualche altro aneddoto, cosa è successo ieri da quelle parti? Stamattina che sono uscito. Sì. E c'era un intasamento lì... Dove? Sulla Via Lattea. Perché? Abbiamo fatto una coda, guardi, non esagero, di minimo 3-4 minuti luce. 3-4
minuti lui ci sono regalate. Cosa era successo, signor Kinder? Cosa era successo? Io lo stavo dicendo. Non sento, scusi, Ma c'è stato un incidente. Un incidente. Esatto, si è rovesciato un astrotir. Un astrotir che cos'è, scusi? Sono quelle astronavi grandi che dietro c'hanno al rimorchio, no? Sì, al rimorchio. Quelle che sui finestrini c'hanno le fotografie delle marziane nude. Sì, le marziane nude. E cosa si è versato? Si è rovesciato questo astrotir pieno lì sulla Via Lattea, pieno di aceto. E che cosa è accaduto? Sono formati 8 km di yogurt. Ma che 8 km di yogurt? Un casino è venuto fuori. Lei si mette in collegamento con lui per fare lo spiritoso. Senta, non le succede mai niente di strano? Ma sì, ma a ieri cosa? Mattina, sta cosa è successo ieri mattina? Cosa? Le stavo dicendo, ieri mattina è successo che è venuto un testimone di Giove. Il testimone di Giove? Sì, quello che dice sempre se sei cattivo quando muori vai a finire sulla terra. Ah, e cosa è successo? È venuto lì e mi ha dato il suo opuscolo. Quale opuscolo? È torre di guardia. Ah, e poi? Adesso aspetto che mi dia il secondo volume. Quale? Cavallo vince in due mosse. Ma che cavallo vince in due mosse? Signor Kinder! Pronto? Non la sento più, signor non Kinder! Signor Kinder! Signor Kinder, niente, è andata via. Non è successo niente. Kinder. Anche oggi siamo riusciti a non parlare con Kinder. Pronto? Andiamo. Cosa è successo? Kinder! Dov'è? Niente, non si riesce neanche oggi a parlare con Kinder. Niente. Domani sera, alla stessa ora, su Italia 1.